possiamo avere due tipi di prevenzione. La prevenzione primaria è questa qua, dove si fa un elettroardiogramma e da una minima analisi si riesce a capire che i bambini hanno un rischio cardiologico. Già, ora lo dirà meglio il Venanzi, ma insomma già nelle precedenti uscite abbiamo individuato alcune patologie, alcune anche pericolose, tipo una sindrome del cutis lungo, che è una delle cause della morte ad improvvisa in età giovanile, come l'ipertrofia ventricolare, quindi sono situazioni che poi alla fine possono portare a morte a dia. E quindi perché la mia presenza? Perché io ho fatto, mi sono dedicata a quella è la prevenzione secondaria, con i defibrillatori dentro le scuole. Le due cose vanno di pari passo. Da una parte andiamo a ridurre il rischio cardiologico per proteggere i nostri ragazzi nelle scuole facendo questo screening di massa. E i numeri, poi più i numeri sono alti e più problemi troviamo, perché sono numeri bassi, quella cosa. E quindi l'estensione a tutta la provincia è una cosa ottima, soprattutto la terza elementare, perché quando i nostri ragazzi iniziano anche a fare attività sportiva, e sappiamo che l'attività sportiva incrementa il 25% il rischio di mortalità, e quindi tutto sommato va benissimo la terza elementare, la possiamo ripetere in prima media, perché forse le scuole hanno necessità, perché iniziano i giochi delle scolastici, non so come si chiama, non so, queste cose qua. Quindi mettendo insieme la prevenzione primaria e l'elettroardiogramma, la prevenzione secondaria dei defibrillatori delle scuole, aumentiamo la sicurezza ai nostri ragazzi. Quindi tutte queste cose qua ben vengono, perché comunque significa avere i nostri giovani sani, ma soprattutto proteggerli già da piccoli, cominciare a individuare i ragazzi che devono fare un percorso diverso. Non è che sono diversi per conto suo, è che probabilmente hanno patologie che si riscontrano in modo anomalo e sono difficili da diagnosticare. A volte ne scopriamo per caso. L'altra cosa semplice è la sindrome di Lugada, che comunque si sviluppa spesso in età molto più avanzata, però è una sindrome congenita. La sindrome di cutis lungo, la sindrome congenita, ci si nasce, si diagnostica in modo ritardato e sono responsabili spesso di morte a dea improvvisa. Quindi unendo le due cose, la prevenzione primaria a quella secondaria, dovevo ridurre il rischio cardiovascolare ai nostri ragazzi. Ben bella cosa su tutta la provincia, bello che il comune di San Giovanni Valdarno abbia preso la bandiera per iniziare questa cosa qua, quindi un esempio per tutti, e quindi si ringrazia il sindaco Grigiardi per aver preso in mano l'idea e averla cavalcata, dopodiché noi i sanitari insieme ai laboratori Valdarno faremo il resto della parte. Guardate che dove sono stati fatti già delle piccole campioni, non tanto piccoli, insomma anche 72 ragazzi da una parte, dall'altra parte mi sembra sia 100 e qualcosa, 135, sono stati trovati da una parte 7, 10, 13 anomalie su 135? Cioè su 72 e un'altra 7 su 135, capite bene? Sono circa 17 ragazzi che vanno a uno screening superiore. Significa andare a fare un ecodoppio, andare a fare consulenze più approfondite, eccetera, eccetera. Dopodiché, se tutto va bene, non c'è problema, se ci sono dei piccoli difetti, in questa età si possono correggere. Quindi vi rendete conto che bontà è questa roba qua. E 17 nostri ragazzi di Valdarno, che l'hanno fatta in modo sperimentale, sono andati a uno screening superiore. Passo la